Buongiorno signori, abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l'urgenza di affrontare i problemi che riguardano davvero gli italiani e che tutte le forze politiche hanno sollevato in campagna elettorale, con accenti diversi naturalmente, e indicando soluzioni diverse. I temi li conoscete, ma sono soprattutto il tema del lavoro, in particolare della disoccupazione giovanile, che è aumentata anche negli ultimi tempi, il divario tra il nord e il sud del paese, il tema dell'oppressione fiscale, dell'oppressione burocratica, dell'oppressione giudiziaria, il tema della riduzione della spesa pubblica e degli sprechi, il tema della sicurezza e della presenza di tanti, troppi immigrati clandestini nel nostro territorio. Tutte queste sono urgenze che richiedono un governo fondato su un programma coerente e soprattutto in grado di lavorare per un arco temporale adeguato. Questo governo non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto le elezioni, il centrodestra, e dal leader della forza politica più votata nella coalizione, cioè la Lega. Naturalmente tale esecutivo ha bisogno di numeri parlamentari che il centrodestra da solo non è in grado di assicurare e quindi dovrà fondarsi su accordi chiari con altri soggetti politici. Siamo consapevoli del fatto che dalle urne è uscito uno scenario politico inedito nel quale ha prevalso nettamente il voto basato sulla protesta, sul dispetto, sul malcontento, sulla delusione, ma non siamo disponibili a soluzioni di governo nelle quali prevalgano l'invidia e l'odio sociale, il pauperismo, il giustizialismo. Un siffatto governo metterebbe in grave difficoltà il nostro Paese in Europa e innescherebbe una spirale recessiva fatta di disoccupazione crescente, di tasse elevate, di fuga di imprese e di capitali, di fallimenti a catena, a partire dal settore bancario. Siamo disponibili invece a partecipare con una presenza di alto profilo a soluzioni serie basate su accordi chiari, su cose concrete e fattibili, credibili in sede europea. Quell'Europa verso la quale è certamente necessario un atteggiamento fermo e autorevole per tutelare gli interessi italiani meglio di come è stato fatto finora, ma che non perdonerebbe certo populismi, dilettantismi e improvvisazioni. Queste sono le nostre condizioni. Su questo, e non sulle poltrone, siamo disposti a dialogare per trovare una maggioranza capace di far uscire il Paese dalla crisi. Ti ringrazio dell'attenzione e buon lavoro.